Ce l'abbiamo fatta ad arrivare a Bobbio! C'è la neve, un sacco di gente, ma non fa neanche un po' freddo, non fa proprio freddo, si sta benissimo. Adesso esploriamo tutti gli stand che ci sono, c'è un sacco di roba buonissima da mangiare. A dopo! Dai, voglio sganchiare. Qui qualcuno pensa già a mangiare. Marco, ma veramente si è fermato a prendere da mangiare di già? Questo è lo stand delle montagne del lago di Como. Abbiamo una guida turistica, delle iniziative per l'autunno, c'è la possibilità di iscriversi alla nostra newsletter mensile. Una volta al mese mandiamo gli eventi principali del nostro territorio. Montagna e lago, cose certo. Più belle che abbiamo. Oggi il mio gorilla, se lo appoggio per terra, sprofonda nella neve, quindi dovremo organizzarci in altro modo. Mi sono passata giù anch'io nella neve! Io qua! Mi guardano tutti strano perché ho il mio nuovo ratto peloso installato, che sarebbe il mio microfono e con l'antivento, quindi oggi praticamente lo stiamo testando. C'è un pochino di arietta e perciò vedremo se si sente oppure se non dà fastidio. Però sì, diciamo che sono un po' strano. Stiamo per salire in elicottero! Bellissimo! Anche là c'è una zona ghiacciata. Un panino al salame, una birra e andiamo, perché chi si ferma è perduto. Scendiamo perché c'è scritto che c'è rischio che si alzi il vento e dobbiamo farcela a piedi. Speriamo di no, sennò ci vedremo. We'll be right back.
siamo arrivati. E anzi, abbiamo conservato le crostate e quindi ce la mangeremo adesso. Come premio. Il lago è ghiacciato come non so cosa. Aspetta che se riesco. Ecco, i sassi sono ricoperti di ghiaccio. Ecco. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Dopo tutto questo vagare per i piani di Bobbio, ci prepariamo per la discesa. Speriamo in cabinovia e non a piedi per il vento. Oh,